Buongiorno a tutti. Buongiorno, buonasera. Buonasera. Allora. Siamo al festival, sì. Taglia. Ciao a tutti. Buonasera. Siamo al festival. Taglia. Taglia. Allora, ciao a tutti. Siamo alla festa della rete a Rimini e abbiamo visto grazie Sofia, Giacomet, Chiele, Daniele da Tammacher. C'erano anche dei show, ma non li abbiamo visto. Cioè c'era uno dei show. Sì, Alice da Codri. E qualcun altro. Cosa? Sistiana. Sistiana. E allora, siamo ancora qui e stiamo aspettando, non so cosa si sente, in teoria si dovrebbe sentire. Sì. Il problema più grande di questa esperienza, cioè se tu, allora, come ospite è così, cioè nel senso fan per dire, è pesante, perché ti stanchi per magari fare le file per fare la foto, per anche parlarci dei secondi è difficile, ed è molto, ma molto stancante, per chi viene la persona ospite, diciamo famosa, tipo gli Accametto, Sofia poverina, lei non ha avuto un attimo di pace, cioè è stata a fare le foto tutto il pomeriggio dalle 2:30-3 fino alle 6, non credo sia, cioè da quello che abbiamo capito non è andata neanche in bagno sta povera ragazza, perché voleva fare le foto. Io ho visto ragazze che facevano la foto, se ne andavano, perché non è che erano fan. Magari si mettevano anche in coda. Si mettevano anche in coda, quindi ragazze che hanno dovuto aspettare dopo per poter fare le foto. Con noi siamo qui dalle 9 e abbiamo fatto la foto con lei alle 6:30. Saranno da 6:30. Sono 6:30 adesso. Ah no, allora alle 5:30. E quindi... Cioè adesso, se volete vedere il disagio di adesso, quella gente lì è tutta per Luca degli Accametto, c'è anche quello show. Dei show. E poi tipo se vogliamo vedere bene adesso la per Michele, quella lì è la fila, so per Michele si vede, no la, ecco là dietro quella cosa lì, quella lì, quella mucchietta lì è la fila per Michele. Quel povero ragazzo che è stato gentilissimo anche con noi, che siamo riusciti a fare la foto di culo. Di culo, cioè proprio. E anche per Sofia era peggio. Quindi io ci sto ripensando. Cioè, è bello, allora, perché a io piacerebbe, cioè. Senti, cioè questa io, è. Io se avessi dei fan amici, così. Perché come tutti. Che ci seguono. Vorrei che mi trattassero come una persona normale. Non perché... come una persona famosa, una persona che ha di più. No, io sono una persona perché ci abbiamo normale. Parlato normalissimo, cioè con Daniele. Con Daniele siamo diventati tipo best friend forever. Ti lobbiamo. E con Sofia, anche con lei è stato facilissimo, cioè semplicissimo parlare. Cioè, parla come se fossi una persona normale, cioè a me ha fatto i complimenti ai capelli. Cioè, quindi, non è che una dea scesa in terra, o Daniele è un deo. Io scesa in terra. O che altro, cioè sono persone normali, normalissime come tutti noi. Noi avremmo voluto parlare di più con loro, però non è possibile, perché c'è gente che sclera. Li vede come tipo magari di One Direction, per dire, o qualcuno di famoso, ma veramente famoso, no. Perché quella è gente famosa, che fa video su YouTube, sì, ha molti seguaci così, ma vengono cioè, più... è famosa, ma non è un... una cosa a mettere su un piedistallo adesso, esatto. Questa è la nostra opinione, quindi cioè, se mi possa interessare o meno, quindi... secondo me queste persone vanno trattate come persone, cioè come un amico, non come una cosa, oh mio Dio tu sei sceso dal cielo, no. Io se almeno, mai dovessi... secondo me è anche sì? Brutto, cioè, ti fa anche strano alla persona a cui ti rivolgi questo. Se mai io dovessi avere dei follower, per dire, vorrei mai che mi trattassero come chissà chi, perché io non sono chissà chi, io sono una persona normalissima. Che ha bisogno di andare in bagno, ragazzi. A parte questo, ha però, bisogno cioè, di andare. Io ho sogni come avete voi, come ma li hanno lei tutti. Lei l'ha detto,
piace la musica come a noi, cioè è una persona. Trattatela come persona almeno. E anche noi un giorno, se dovessimo diventare una persona molto conosciute, non trattateci come chissà chi è, trattateci normalmente, piuttosto offritemi, che ne so, un pranzo al Mac, che portarmi le cartelloni. Le 4 euro mi va benissimo, noi volevamo anche una patatina, piuttosto che urlare e saltarmi addosso, mi fa più piacere. Che poi se... saltare addosso, infatti, cioè, mi fa più piacere se tu vieni lì, cioè, se tu vuoi, con calma, abbracciate. Cioè, secondo me fa più piacere anche cioè, loro. Fa tempo, se tu fai una massa, con calma, parlare normalmente. È impossibile. Tipo, prendere e abbracciare, ciao, come ciao, stai? Perché così. Sofia ti prende, ti abbraccia, ti parla. Cioè, almeno adesso noi parliamo di Sofia perché quella che non me l'aspettavo, non si comportasse così. Esatto. Oddio, la batteria è scarichissima. Quindi questa è la nostra opinione. Non so se condividete con noi, qualcuno sarà contrario, magari. Ci saranno un sacco di commenti. Perché magari negativi. Qualcuno dirà: ah, ma loro mi hanno cambiato la vita. L'hanno cambiata anche noi. Anche a noi ci hanno cambiato la vita, ma sono persone normali come noi. Cioè, se non fosse per loro, per dire, forse non avremmo neanche aperto il canale. Perché noi i video li abbiamo sempre fatti, ok, ma non avremmo mai pensato di postarli. Ci è mai passato per la mente. Poi dopo abbiamo visto loro, no? Che condividono. Allora abbiamo pensato, perché non li condividiamo anche i nostri? Tanto noi li facciamo lo stesso. Facevamo comunque video, solo che adesso li postiamo. E quindi perché non condividerlo con gli altri? No, più che altro noi, questa è l'esperienza di 2 anni, perché questo è il nostro secondo anno alla Festa della Rete. E noi l'anno scorso con gli HMET eravamo tipo una decina di persone neanche. Ci abbiamo parlato tranquillamente, fatto le foto senza essere disturbati. Io non ho fatto la foto perché ho fatto il video. Scusate se vedete questo video. Allora, mai lei non è riuscita a fare il video perché la foto perché non lo facevo. Ma comunque, quest'anno avete idea di quanto ci abbiamo messo prima di incontrarli? Se li abbiamo visti che sono stati circondati, non ce l'abbiamo neanche fatta. Per culo li abbiamo visti uscire dal teatro. E abbiamo fatto anche una foto, neanche chissà cosa, però sempre bello incontrarli. Mi sono fatto un nodo che bello. Quindi niente, questa è la nostra idea su questa cosa. Fateci sapere voi cosa ne pensate, esatto. Che siate contrari o approvate, quindi... Se volete insultarci, insultateci. A noi non interessa. Quindi salutiamo così, da 2 distrutte che non ce la fanno più. Hanno i piedi rotti, ma rotti. Ancora. Adesso mangiare la mezza. E poi tipo dobbiamo fare anche il lavoro per Sofia. È vero. Quindi se Sofia vedrà. Sofia deve vedere il mio video perché faccio un video su Harry. Deve vederlo. Esatto. Quindi solo per noi adesso andiamo a mangiare perché abbiamo una fame assurda. E dopo andiamo a casa e ci vediamo al prossimo vlog / video / qualcosa. Tanto devo caricare video, ma il mio problema è che ho il computer rotto. Cioè rotto. Lei funziona, si è appena trasferita, io ho finito gli esami, quindi io almeno quello. Non ho internet, quindi non potrei neanche pubblicarlo, ma ho il video che mi fa vedere neri. Neri. E niente, vado che mi stanno chiamando. E quindi ciao! Ciao.